Siamo partiti da un concetto un po' strano questa sera nell'omelia, il concetto del profumo. Come può essere legato alla fede? Certamente il profumo appartiene all'esperienza di tutti e tutti gradiamo profumi buoni e invece con insofferenza respiriamo a volte odori malevoli, che appartengono un po' anche all'aria che respiriamo e che vorremmo fosse sempre più pulita, più tersa. E questo profumo è diventato il simbolo dell'amore di Cristo che si diffonde, appunto come un profumo, creando una condizione di vivibilità maggiore. I cristiani si lasciano impregnare dall'amore di Cristo per poterlo poi consegnare, trasmettere e fondere come un profumo nei confronti di tutti, certamente di coloro che maggiormente hanno bisogno di questo amore perché ne sono privati a volte da condizioni di vita molto difficili. Un concetto fondamentale per le missioni, insieme ad altri due concetti, quello dell'unità e quello della risurrezione, di cui appunto si è parlato in questi mesi e anche questa sera in chiusura. Certamente la missione ha bisogno di unità, ma non solo di unità che fa la forza, di un'unità che rappresenti la comunione, innanzitutto la comunione con Dio, quindi non c'è missione cristiana senza fede, senza esperienza di Dio, non si può annunciare ciò che non si conosce e ciò in cui non si crede, ma poi anche una comunione tra i cristiani. Cristiani divisi certamente sono una controtestimonianza. Qui nella valle l'esperienza della missione popolare vissuta insieme a tutte le parrocchie mi sembra sia un grande segno, ripeto, non di forza, ma invece di significatività, di testimonianza, di espressione della vitalità del Vangelo che ancora è capace di animare le nostre comunità e anche di unirle verso una proposta ancora più intensa, penso soprattutto ai giovani, penso alle giovani famiglie, penso alle persone che si sentono abbandonate, trascurate, insignificanti. Quindi certamente questo discorso missionario che trova la sua radice nella comunione con Dio e con gli altri. E poi la forza del Cristo risorto. Ecco, di fronte a tante delusioni, a volte una rassegnazione, un pessimismo diffuso, il cristiano non porta ragioni particolari o l'ottimismo della volontà, porta invece la convinzione che Cristo è risorto. Proprio qualche giorno fa incontrai una persona, un imprenditore che quindi ha a che fare quotidianamente con problemi molto concreti e diceva però la sua fede, se Cristo è risorto non abbiamo paura di nulla. Vorrei che fosse anche il messaggio che scaturisce dall'esperienza delle missioni e che raggiunge tutti, anche coloro che le missioni non le hanno vissute.